Attilio Romita protagonista di uno al GF VIP Game Night. Nella casa del grande fratello VIP, nel corso del GF Game Night, ci sono state una serie di momenti davvero molto divertenti. Tantissime risate hanno contraddistinto i momenti vissuti nella casa. Nella serata di ieri, c'è stato un momento incredibile che ha visto proprio Attilio Romita come protagonista, per lui, uno striptease. Attilio Romita è stato al gioco quando Edoardo Tavassi ha annunciato il suo spogliarello lampo. Appena è partita la musica, l'ex mezzo busto del TG1 si è tolto maglietta e pantaloni. Poi ha fatto finta di togliersi gli slip, ovviamente tutto sotto gli occhi di Sara Altobello, che non gli ha mai tolto gli occhi di dosso per tutto il tempo. Il Super VIP si è scatenato davvero in una serata che è stata ricchissima di divertimenti proprio per tutti. Nella puntata del Grande Fratello VIP che si è tenuta lunedì scorso, Sara Altobello ha confermato: "Se fosse stato single non avrei avuto ostacoli. Non ho mai nascosto il mio interesse. Lo dico sempre, ha suscitato in me uno stato emozionale. Ho avuto uomini come Attilio. Mi piace lui, quando parla mi incanta. Ci sono dei lati suoi che mi piacciono tanto." Dopo la confessione di Sara Altobello, anche Attilio Romita si è confessato: "Sara parlava per sé. Io non devo trattenermi. Non riesco a immaginare nulla che possa determinare il mio cambiamento di vita. Ovvero mandare all'aria il rapporto più importante che ho fuori. Uscirò da qui con la stessa condizione. A prescindere da cosa deciderà Mimma. A volte sono sopra le righe, difficilmente mi hai trovato finto. Dopo 130 giorni trascurato dalle donne della casa, se trova una persona che mi dedica 5 minuti di attenzione. Non sono un robot. Sono sensibile, dico grazie a Sara per essere stata così carina con me." Raggiunto dall'Altobello, la VIP ha ribadito la sua posizione: "Se fosse stato single non avrei avuto ostacoli. Non ho mai nascosto il mio interesse." Că bai plai vând niciun curcubeu, dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.